La Spider super compressa sfreccia per le strade di Centocelle. La borgata Gordiani è al di là delle case fresche di intonaco. Dall'auto azzurra scendono Franco Citti, il padre di Franco Citti, il figlio di Franco Citti. Dopo due film e un terzo che sta per cominciare con Anna Magnani, Mamma Roma, l'attore che è uscito dai romanzi di Pasolini sembra smentire quelle pagine. Da sottoproletario si è rapidamente imborghesito. Il ricordo delle baracche e delle giornate fameliche è lontano. Il cruscotto della supercompressa segna ora tempi molto veloci. Siamo su una specie di terra di frontiera. Gli ultimi grami pianori desolati battuti dal vento e attorno la foresta di cemento che cresce. Solo i ragazzini sono sempre gli stessi. Fanno la spola fra i Monterotti, la macchinetta della gomma da masticare e il cinema all'angolo con i manifesti di Steve Reeves. Quanti anni hai? 16. Che lavoro fai? Lampadario. Cromatore. E il cinema ti piace? Sì, molto. Cosa vorresti fare al cinema? Attore. Attore drammatico. Ah, non comico, drammatico? No, drammatico. Lo vorresti fare del cinema? Cosa vorresti fare? Attore comico. Vuoi fare del cinema, sì? Eh? Vuoi fare del cinema? No. Qual è l'attrice che ti piace di più? Silvana Magno. Quanto vai al cinema? Ci vai spesso? Volentieri. Vado tutte le domeniche. Quanti film va a vedere? Io ci vado quasi tutti i giorni. E che film vai a vedere? Film di guerra, insomma. Quelli che maciste, serie, quelle cose là. E qual è il film più bello che hai visto? Scandalo al sole. Oh. Via qua, papà, sei. Tipo, adesso noi stiamo bene, ci siamo sistemati, perché non te ne venghi con noi e smetti da lavorare? Allora, ma tu lo sai, a me mi piace lavorare, perché è lavoro per conto mio, non sono controllato da nessuno e fino a che gliela faccio lavoro, non gliela farò più. Vabbè, ma che te frega te da lavorare adesso, mentre io e Sergio stiamo bene, dopo non mi sta... C'hai ragione, lo sai che mi è sempre piaciuto lavorare, c'ho passione per il mestiere lì, tu sai, non mi faceva il pittore. Ma orgoglio lascio perdere, dato un momento mi sembra che tu stai anche un po' a casa. Io ho piacere, come tu dici. Dal pian terreno Franco Citti è salito. Dalle finestre di casa si vede la vecchia borgata di dove è venuto. Solo suo padre non crede molto a questi cambiamenti. Lui ha il suo lavoro, uguale da tanti anni, e non vuole abbandonarlo. Ora Franco ha persino una collezione di dischi. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua de ven tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra, a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova. Citti, è da molto tempo che sei messo a sentire queste poesie d'amore? Beh, saranno 2 o 3 mesi. Ma lei che studi ha fatto? Ma ho studiato pochissimo, fino a 5ª elementare, perché ero un capoccione, ho dovuto ripetere 5 anni a prima, e così non c'ho avuto mai tempo per fatto da guerra di studiare. Ma finita l'elementare che ha fatto? Va, nient'altro. Ho seguitato il mio lavoro insieme a mio padre. Ma che lavoro è? Pittore edile. Ma pittore come? Decoratore? Pittore di muri? Pittore di muri e anche qualche cosa in decorazione. E suo padre? Lui sì. È affezionato, è attaccato al suo mestiere. Noi abbiamo sempre detto da lasciar perdere, lui non... Da quanti anni è sposato? Ho sposato... sono 10 anni. Quanti figli ha? 2. Sua moglie è contenta del suo lavoro? Beh, nel lato finanziario sì. Cioè, preferisce che lei faccia il pittore o l'attore? Beh, quando io facevo il pittore,
preferiva perché io stavo più in casa. Ma adesso non la vede mai? No. Beh, mai, insomma. Un paio di volte al mese. Due volte al mese? Però dal lato finanziario le cose sono cambiate. Sì. E quindi anche sua moglie è contenta? Contentissima. Sua moglie non vorrebbe fare anche lei del cinema, no? No, non ci penso. Lo sa che Fellini ha detto di lei che è il Toshiro Mifune delle borgate? Lei lo sa chi è Toshiro Mifune? No. È un attore giapponese. Ma lei si sente attore veramente? Oppure recita così in modo istintivo? È una domanda un po' difficile. Veramente non lo so. Mi chiedono di far quello, io faccio quello. No, ma lei un giorno ha detto, io non sono intelligente, faccio tutto così distinto. Sì. Cosa voleva dire? Volevo dire che per me fare l'attore è come fare qualsiasi cosa, insomma. Come fare il pittore? Ma anche più facile. Non so, mi viene in se stesso, mi dicono di far questo, mettere là. Io so, già sento che arrivando lì già l'ho fatto, insomma. Senta, che cosa ricorda di più della sua vita passata, prima che facesse l'attore? Ci dica un episodio, quello che ricorda maggiormente. Lo sposalizio. Il matrimonio. Perché? Che c'è stato di particolare? Ma è stato un disastro proprio. Ma il disastro come matrimonio o come cerimonia? Come cerimonia. Perché? Che è successo? Qualche... Mi avvelenai 4 ore prima dello sposalizio... Per sbaglio, ho bevuto dell'ammoniaca. Allora mi portarono in un bar dove chiamarono un medico che non ci ha potuto mettere mani perché mi spacciarono per morto. Allora lo portarono in ospedale? Sì, mi portarono in ospedale e lì mi hanno fatto le lavande gastriche, tutte queste cose. E lei il giorno dopo si doveva sposare? Sì. Dunque questo è successo alle 2:30 di notte, io dovevo sposare alle 10 di mattina. Sinonché per sposare scappai dall'ospedale, mutandine per tutto il paese. Ma questo dove succedeva? A Fiuggi. Ed è arrivato a sposarsi? E poi... Ma non in mutandine però? No, in mutandine magari no, anzi, c'era un vestito e me l'hanno prestato. E poi c'ho avuto... Durante lo sposalizio, insomma, il cammino, perché si usa a piedi, sposare, lavorare. Che il mio socio non voleva accompagnare la figlia, insomma, sotto braccio, in chiesa. Perché? Perché si è messa dietro a tutti quanti, a tutta la fila, perché noi buttavamo i confetti e lui li ricoglieva e li portava a casa.